Questa è la prima iniziativa, contiamo praticamente insomma di replicarci per l'anno nuovo, è stata fatta in occasione della Befana, abbiamo fatto in modo che i bambini portassero anche dei doni a casa. In questo ci hanno aiutato tutte le associazioni praticamente commercianti del quartiere della quarta municipalità. Un grazie va al sindaco Luigi De Magistris che ci ha appoggiato in questa iniziativa, al Garante per l'infanzia e all'UNICEF che hanno comunque insomma contribuito affinché diciamo, i bambini quartieri disagiati potessero portare almeno oggi un sorriso in più a casa. Un sorriso per i bambini è il nome scelto per l'iniziativa organizzata dalle associazioni Ciro Vive, fondata da Antonella Leardi e Giovanni Esposito, i genitori di Ciro Esposito, e Tarita, guidata da Ida Romolini, in occasione dell'Epifania. L'appuntamento per i bambini era il mercato caramanico di Poggioreale, con momenti ludico-ricreativi ed espressivi, laboratori di riciclo, manipolazioni di materiali e rappresentazioni teatrali sul tema dell'Epifania, con i bambini come protagonisti, coinvolti direttamente all'insegna dello slogan «Tutti i bambini hanno uguali diritti». Tantissime scuole, il terzo settore, ci siamo noi del comune, commercianti, pizzaioli, volontari e soprattutto bambini. Ma devo dire che in questi giorni Napoli è zeppa di iniziative di beneficenza e di solidarietà, segno di una città in ripresa ma che mette al primo posto sempre solidarietà e fratellanza e vicinanza nei confronti delle persone che hanno maggiormente bisogno.